Salve a tutti, oggi benvenuti, vediamo chi si collega. Aspettiamo un po' che qualcuno si collega, è un orario diverso dal solito. Io in genere faccio i video il mercoledì alle 18:30, però questo è un orario insomma diverso dal solito. Mi rendo conto che alle 17 c'è molta gente che lavora, però oggi comincia questo viaggio tra le donne nel cinema. È un viaggio a più puntate. E non necessariamente il giovedì, vedremo, quindi se poi ci saranno delle modifiche ve lo farò sapere. Comunque, in genere il mercoledì alle 18 o 18:30, comunque vi terrò aggiornati sulla fanpage. Ebbene, oggi parliamo delle donne nel cinema, partendo da due domande. Come si è evoluta la figura femminile nel cinema? E come si sta evolvendo l'immagine della donna nel cinema? Sono due interrogativi importanti, intorno ai quali si svilupperanno tutte le altre puntate. Ora io non ho fatto nessun progetto come nel mio stile, quindi non so quanti episodi ci saranno. Vado un po' a istinto, facendomi ispirare dai libri che leggo, dai film che vedo, dai film che ho visto, quindi vado un po' in maniera istintuale. E anche oggi ho scelto un film che ha condizionato un po' anche, mi ha condizionato per quanto riguarda l'immagine della donna nel cinema, ma anche mi ha fatto riflettere sul rapporto che ho io con il corpo e con l'invecchiamento. Però prima di parlare di questo film, voglio partire da un presupposto. Lo sguardo, che c'è nel mondo del cinema è uno sguardo tipicamente maschile. Questo perché, ci sono poche registe donne, ci sono poche sceneggiatrici donne e dunque è uno sguardo maschile. Questo lo dobbiamo tenere presente, lo dobbiamo tenere presente quando guardiamo un film. Ci dobbiamo sempre chiedere chi è il regista. Chi è lo sceneggiatore o la sceneggiatrice o la regista? È una donna? È un uomo? Qual è la sua storia? Qual è il suo vissuto? Che altri film ha fatto? È molto importante perché quello che un regista ci racconta è il suo punto di vista. Lo fa attraverso i movimenti di macchina, lo fa attraverso le inquadrature e così anche nel caso, insomma, della sceneggiatura, dei dialoghi. Bisogna sempre chiedersi chi è il regista, chi è la regista, chi è lo sceneggiatore o la sceneggiatrice. Ora, lo sguardo, questo sguardo maschile è stato in qualche modo inquinato. Inquinato, tra virgolette, passatemi il termine, da due modelli di riferimento che si sono sviluppati, nella settima arte, come proprio nel mondo contemporaneo, quindi sulle riviste, le storie che ascoltiamo nei TG, sono due modelli di riferimento. Non ce ne sono altri per quanto riguarda la figura femminile, oppure se ci sono, fanno parte un po' della nicchia. Questi due modelli sono quello della donna intesa come oggetto sessuale e quello della donna intesa come madre, madre coraggio, madre che si sacrifica per la famiglia, per i figli. In realtà la donna è abitata da tante sfumature, così come l'essere umano, così come un uomo. Ma la donna ancora di più, perché non siamo sempre uguali, siamo comunque cicliche e questo sguardo, lo sguardo dei registi, spesso non tiene conto di questa ciclicità. Ora, ci sono registi che hanno uno sguardo molto più a 360 gradi e quindi girano film che ci danno un'impressione. Scusate, un'immagine del femminile diversa, particolareggiata, un'immagine della donna
a 360 gradi, che tiene conto di tutte le emozioni, le energie, le sfaccettature, le sfumature di una donna, perché una donna non è soltanto mamma coraggio e donna intesa come oggetto del piacere, anzi, è tutt'altro. Quindi bisogna in qualche modo andare oltre. Quando guardiamo un film, è importante che non pensiamo che quella sia la realtà, ma è un punto di vista. Cerchiamo sempre di mantenere uno sguardo obiettivo e oggettivo quando guardiamo un film. Non facciamoci condizionare da quella che è la visione del regista o della regista o dello sceneggiatore e dello sceneggiatore della sceneggiatrice. Guardiamo sempre ad una certa equidistanza, tenendo conto, come vi ho detto prima, della storia individuale di quel cineasta. E oggi vi parlo di un mito, che è il mito della bellezza, il mito dell'invecchiamento. E lo faccio attraverso un film, secondo me molto bello, una commedia davvero spassosa, divertente. E già il titolo mi sta simpatico. È una commedia del 1992, una commedia dark, che si intitola La morte ti fa bella. È diretta da Robert Zemeckis, è un regista, diciamo, visionario secondo me, perché tenete conto che è il regista di Forrest Gump, quindi vi ho detto tutto. È un regista che comunque guarda oltre, a mio avviso. E il suo sguardo è uno sguardo, diciamo, non inquinato dai modelli di riferimento, sebbene quella realtà, la realtà di oggi, la tiene in considerazione, perché è importante farsi ispirare, dalla società, insomma, contemporanea, da quello che viviamo. Ora, La morte ti fa bella è con due attrici davvero sensazionali, secondo me, in questo film: Meryl Streep, un mito per me, e Goldie Hawn. Sono in questo film spettacolari perché ci danno un messaggio forte e allo stesso tempo divertente. Quindi è una commedia dark che ci fa riflettere, ma ci diverte allo stesso tempo, non è pesante. E la storia è questa: Meryl Streep interpreta Madeline. Madeline è un'attrice che si sta avviando verso la cinquantina. A un certo punto incontra Ellen, che è Goldie Hawn, con suo marito, Bruce Willis, interpretato, questo chirurgo è interpretato da Bruce Willis, e le ruba il marito a Ellen. Ellen è una scrittrice e Ellen si dispera, Ellen ingrassa, Ellen ha perso l'amore e quindi si sente frustrata. E a un certo punto passano gli anni e ritroviamo Madeline ed Ellen completamente diverse. Madeline frustrata, invecchiata, Ellen invece è rinata. Come mai? Ci si chiede. E scopriamo poi, strada facendo, che Ellen ha preso una pozione da una strega. Anche Madeline ricorrerà alla stessa pozione. E questa pozione consente loro di rimanere sempre in vita, sempre giovani. Però c'è un trucchetto, c'è uno stratagemma, c'è comunque il lato scuro della gioventù, dovranno sempre ritoccarsi. Insomma, per mantenersi giovani bisogna scendere a patti, tra virgolette, con il diavolo, in questo caso con la magia, è ovviamente un aforisma, è una metafora. E dunque il mito della bellezza lo ritroviamo fortemente in questo film. Non vi voglio dire altro perché vi consiglio davvero di vederlo. È un bel film, è un film, come vi ho detto, divertente, che fa riflettere, ci fa riflettere sull'invecchiamento. Ora pensate a questa forma pensiero dominante.
Non posso dirvi altro del film perché non voglio fare spoiler, però pensate a questa forma pensiero dominante. Una donna che invecchia, un corpo femminile che invecchia, è un corpo brutto secondo la maggioranza, secondo comunque le riviste, secondo quello che ci propinano le televisioni. È un corpo brutto. Un uomo che invecchia di solito lo consideriamo affascinante con quel capello grigio. Ma è un dato di fatto, oppure è un modello, oppure è qualcosa che ci è stato inculcato. Allora, i dati di fatto sono che io ho due occhi, un naso, una bocca, dei capelli e che sto parlando a voi in questo momento. Non è un dato di fatto che il corpo femminile che invecchia sia più brutto di quello maschile che invecchia. Sono dei corpi che invecchiano, quindi li consideriamo noi belli o brutti, in base a quello che ci è stato inculcato, in base alle convinzioni dominanti. E allora è il caso che cominciamo a riflettere su queste cose e a porci una domanda: ma io, donna, come mi vedo? Quando mi trucco per me stessa? Quando indosso quel tipo di pantaloni, lo faccio per me stessa oppure perché temo che gli altri magari mi considerino meno bella se non mi trucco? Ecco. Il mito dell'invecchiamento, il mito poi della bellezza, è un mito che ci riguarda e ci viene propinato sin da piccole. Un conto è voler apparire belle così perché è giusto che una persona si curi per se stessa più che altro. E un conto è voler apparire belle a tutti i costi, tanto da ricorrere, come nel film, a una pozione magica che poi ha dei risvolti negativi. E veniamo agli anni in cui questo film è stato girato. Gli anni in cui è stato girato sono gli anni 90. In quel periodo, comunque, l'immagine della donna stava cambiando. Basta sfogliare le riviste femminili per rendersi conto di che cosa, di qual era l'immagine, il modello di riferimento. Una donna bellissima, una donna votata alla magrezza, quindi una donna che rinunciava al cibo pur di apparire bella e di apparire magra. Anche il culto della magrezza è un culto autoimposto, ma chi l'ha detto che un corpo femminile magro sia più bello di un corpo in carne? Chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito? Chi ce l'ha inculcato? Le riviste? La pubblicità? La moda? Sono comunque dei modelli autoindotti. E poi in quegli anni si faceva ricorso soprattutto a Hollywood, alla chirurgia estetica, anche oggi, però all'epoca la chirurgia estetica era soprattutto roba da ricchi. E dunque in questo film trapela quella realtà. Questo film subisce anche dei condizionamenti precedenti, però in qualche modo inquadra una realtà. Ripeto, non posso dirvi altro sul film perché rischierei di rivelarvi tutto il film e non mi sembra giusto, però c'è comunque un discorso di genere all'interno del film che poi guardandolo lo scoprirete. Ebbene, abbiamo quindi riflettuto oggi sulla donna come oggetto di desiderio, ma anche su una donna che vuole essere sempre bella. Potremmo dire che se proprio vogliamo tenere presente i miti, potremmo far riferimento al mito di Afrodite, e Afrodite per i greci, Venere per i romani, e quindi alla dea della bellezza. Però, come per ogni divinità, c'è il lato oscuro, quindi c'è la parte comunque oscura. Ed è quello che poi succede nella morte ti fa bella. Pur di sembrare belle, si ricorre a tutto, agli stratagemmi più assurdi. Insomma, riflettiamo su queste cose quando guardiamo un film e soprattutto quando guardiamo una pubblicità, le pubblicità, perché davvero le riviste femminili, ma non solo femminili, anche maschili,
le riviste in generale, anche quelle generaliste, ci propongono un tipo di donna che deve apparire sempre perfetta, oggetto del desiderio. Ed è da questa forma mentis che noi dobbiamo uscire, anche quando guardiamo un film, guardarlo sempre con occhio critico, non pensare che quella sia la realtà, cioè andare oltre e soprattutto oltre il giudizio. Perché ogni donna con il suo corpo può fare ciò che vuole, no? A patto che non si leda la libertà altrui, che non si vada nel territorio dell'altro. Questo è fondamentale ribadirlo. A volte quando facciamo dei discorsi puritani ce lo scordiamo, ma ogni donna col suo corpo può fare ciò che vuole, il suo corpo. E credo che il mondo del cinema dovrebbe sforzarsi di portare avanti questi concetti. Sono concetti che apparentemente sono di stampo femminista, però secondo me sono concetti giusti che vanno valorizzati e vanno comunque portati avanti per abbattere quelli che sono gli stereotipi di genere dominanti, che ci inchiodano in ruoli prestabiliti, in ruoli fissi e che comunque fanno male a noi donne, ma fanno male anche in generale all'umanità, perché noi, come vi ho detto in un video precedente, siamo comunque il 50% della popolazione. 50% dell'umanità. Ora io penso di avervi detto tutto, vi consiglio questo film, La morte ti fa bella, mi raccomando sempre con occhio critico e prima di guardare un film documentiamoci bene sul film, soprattutto chi è il regista, su chi è la regista, lo sceneggiatore, la sceneggiatrice, perché la sceneggiatura è proprio la struttura, è l'asse portante di un film. E, ok, se ci sono delle domande, non so, come vi ho detto, il prossimo episodio su che cosa lo farò, però vi proporrò di volta in volta dei film, insomma, non sempre commedie, spero di trovare delle registe, donne che mi piacciono e che dicono delle cose importanti perché a volte anche lo sguardo femminile è uno sguardo che emula il maschile e questo a mio avviso è un grosso errore perché è importante che noi donne manteniamo la nostra identità di donne facendoci abitare da tutte quelle emozioni, da tutte le emozioni senza sopprimerle e andando oltre gli stereotipi. Ebbene, se ci sono delle domande, se no altrimenti potete farle come sempre anche in differita, vi rispondo. E ok, alla prossima, a presto.